Nuovo governo Salvini, lunedì si chiude o la parola passa a Mattarella, né io né Di Maio premier, i 5 Stelle il nome per Palazzo Chigi nei prossimi giorni. Berlusconi, noi restiamo fuori dall'eventuale governo Lega 5 Stelle, il PD sono dannosi per il paese e Padoan attacca la Lega su MPS, parole gravi, titolo giù a Piazza Affari. Un operaio di una ditta d'appalto è morto all'Ilva di Taranto travolto da un cavo, immediato lo sciopero, altri incidenti a Torino e nelle Marche per i sindacati e allarme sicurezza. Parla il fidanzato della ragazza pakistana residente a Verona che la famiglia avrebbe costretto a tornare in patria per farla abortire, dobbiamo riportarla in Italia, l'appello del giovane. Giornata internazionale contro l'omofobia, ancora troppe le discriminazioni e le violenze, la storia del primo processo contro l'omosessualità in Italia negli anni 60. Da domani aprono 11 nuove sale dello storico Palazzo Barberini a Roma con una mostra che mescola antico e contemporaneo. Si potranno percorrere le due suggestive scale di Bernini e Borromini.